disturbi dell'apprendimento, un tablet per aiutare i bambini che soffrono di dislessia. L'iniziativa in 7 scuole romane nella nostra rubrica Sportello Salute. Il 4% della popolazione scolastica soffre di dislessia, per questi bambini è nato un tablet. Vediamo di cosa si tratta nella nostra rubrica Sportello Salute a cura di Paolo Aristodemo. Ben ritrovati a Sportello Salute. Oggi parliamo di dislessia, un disturbo dell'apprendimento che determina difficoltà nel parlare, nello scrivere o nel fare calcoli. Per supportare questi bambini, un papà esperto di informatica ha ideato un tablet. L'iniziativa è ora utilizzata in 7 scuole romane. Vediamo. Sono Marco Iannacone, sono un informatico, papà di un bambino dislessico. Il progetto del tablet è nato come progetto personale a supporto di mio figlio inizialmente, che grazie al finanziamento di una fondazione privata ha consentito di fornire 230 dei miei tablet ad altrettanti bambini dislessici che studiano appunto nelle scuole di riferimento. L'uso del tablet ha sicuramente aiutato il processo di apprendimento attraverso le immagini e non le parole, perché questa è la caratteristica fondamentale della dislessia. L'esperienza è stata non solo valida dal punto di vista didattico, ma ha alimentato e potenziato la motivazione allo studio. Noi oggi a Sportello Salute il dottor Claudio Fantini, direttore del Dipartimento di Prevenzione alla ASL Roma D, benvenuto. Buongiorno, grazie. Voi avete promosso questo progetto, ma spieghiamo prima di tutto cos'è la dislessia. La dislessia è un disturbo dell'apprendimento legato al fatto che i ragazzi non riescono a comprendere quello che leggono. Ragionano per schemi, ragionano per immagini. E quindi è necessario fornire al ragazzo dislessico un'immagine, un suono che provenga dall'esterno. Perché questo tablet facilita le capacità di apprendimento dei bambini dislessici? Il tablet facilita perché consente ai ragazzi di ascoltare il testo digitale. Perché registra. Perché registra, i ragazzi possono registrare se stessi ripetendo quello che ascoltano dal tablet. E quindi comprendono, leggendo nello stesso tempo, ascoltano e possono ripetere. E quindi imparano la lezione. Ecco, però c'è anche una funzione proprio visiva di questo tablet che aiuta questi bambini. Assolutamente, il tablet dà un'immagine e il ragazzo capisce immediatamente l'immagine. Quindi la grandezza dei caratteri, la grandezza dei numeri. È importante che anche gli insegnanti vengano formati. Noi abbiamo formato gli insegnanti, i ragazzi, i genitori e il personale infermieristico dei presidi sanitari. L'obiettivo è fare in modo che i ragazzi che quest'anno hanno imparato l'uso del tablet poi diventino loro stessi tutori dei compagni che entreranno nella scuola gli anni successivi. Ecco, ma quante sono le scuole inserite in questo progetto? Quali sono? Sono 7 scuole del 10° municipio, il quartiere di Ostia, del comune di Roma. C'è la possibilità che questa iniziativa venga adottata anche in altre scuole di Roma o del Lazio? Abbiamo presentato il progetto al presidente della commissione affari sociali del comune di Roma e scuole e aspettiamo di avere un risultato. Grazie al dottor Fantini, potete inviare le vostre mail a sportellosalute@rai.it. Il TG Lazio torna alle 19:35, buona giornata.